Benvenuti su Fair Play. Oggi, 14 luglio 2022, alle ore 18, la nazionale italiana femminile è scesa in campo contro l'Islanda, al Manchester City Stadium, per disputare la seconda partita del girone D dell'Europeo 2022. Le azzurre tornano in campo dopo un esordio catastrofico che le ha viste perdere contro la Francia per 5-1. Disposte con una formazione a 4-4-2, sono pronte a dimostrare la propria volontà di riscatto, ma vengono subito stravolte al minuto 3 da un inaspettato gol da parte di Viljas Dottir, che destabilizza la nazionale italiana fin dai primi minuti di gioco. Quest'ultima tenta di recuperare con un attacco che risulta disordinato e facile da fermare da parte della difesa islandese. Nel secondo tempo entrano in campo Bonansea e Girelli al posto di Caruso e Piemonte. Da qui il gioco risulta più ordinato, grazie al contributo di Simonetti e Rosucci, che recuperano palla al centrocampo e la smistano alle compagne. Il primo tentativo di cross di Bonansea viene ribattuto dalla difesa avversaria. Nel secondo riesce a trovare Bergamaschi in area, che finalizza mettendo a segno un gol che determina il pareggio tra le due nazionali europee. Al 70° minuto, un passaggio da parte di Simonetti verso Bonansea mette in allerta l'Islanda, che vede arrivare verso la porta la sfera che purtroppo viene deviata. Nei 3 minuti di recupero, Rosucci guadagna un calcio di punizione, ma le azzurre non riescono a guadagnarsi il gol del vantaggio e quindi la partita termina con un pareggio 1-1. Bonansea guadagna il titolo della migliore in campo per la UEFA, ma il risultato di questa partita non aiuta l'umore delle azzurre. La prossima partita si giocherà lunedì 18 luglio alle ore 21 contro il Belgio al Manchester City Academy Stadium e sarà l'ultima partita del girone per la nazionale azzurra. Non ci resta che attendere l'inizio della prossima gara per osservare le prestazioni sportive della nazionale italiana femminile, che si trova in difficoltà già dalle prime partite dell'Europeo. Per oggi è tutto, seguite i nostri social per restare sempre aggiornati. Fair Play, storie di calcio, storie di vita.